Chi sostiene che lo studio della filosofia sia una pratica desueta e poco emozionante per i giovani, ripete evidentemente un luogo comune che non corrisponde al vero. Giovedì 8 novembre, il PAN ha inaugurato un ciclo di lezioni di approfondimento su una rosa di temi scelti di storia e di filosofia, argomenti che appartengono alla tradizione curricolare e che qui verranno trattati nel loro senso più attuale e vivo. E la risposta dei ragazzi è stata per adesso eccezionale. Sala gremita e partecipazione intensa, con interventi intelligenti e puntuti. Insomma, un'altra realtà rispetto ai banali cliché sulla pigrizia intellettuale degli studenti di oggi. Ho trovato i ragazzi molto partecipi, attivi, intellettualmente reattivi. Questo è il segno anche, come dire, del buon lavoro che si fa routinariamente negli istituti con gli insegnanti particolarmente sensibili. Devo dire che, insomma, gli interventi sono stati numerosi e tutti hanno posto questioni molto interessanti. Raccontare ai giovani l'evoluzione più recente del pensiero filosofico e della narrazione storiografica significa coinvolgerli in un orizzonte di riflessione critica sulle scelte del presente. Il ciclo di incontri, promosso dalla Municipalità di Chiaia Posillipo e realizzato dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, proseguirà al PAN con un percorso di argomenti filosofici e uno dedicato alla storia del Novecento. I giovani sono sempre i migliori, soprattutto quando li mettiamo di fronte a problemi concreti e problemi pratici. L'idea della municipalità e dell'assessorato alla cultura, collaborati dall'Istituto Filosofico e dalla RAI, ha avuto il merito di portare fuori dalle aule il sistema filosofico dei grandi filosofi del passato. E anche, sarà anche qualche contemporaneo, più la storia del Novecento che comincerà a gennaio. Nel primo incontro è stato affrontato il pensiero di Immanuel Kant e la sua teoria della conoscenza contenuta nella Critica della ragion pura. Il programma completo delle lezioni sarà disponibile sul sito del Comune di Napoli. Il grande insegnamento di Kant, in fondo, è proprio questo: agisci secondo la tua ragione. Ed è importante sapere, appunto, quali sono i limiti e i poteri della ragione, ed è quanto Kant ha fatto.